In diretta dal Palafiori di Sanremo siamo con Valeria Pomba. Ciao, benvenuta. Ciao. Valeria. Ciao. Anche tu finalista al concorso Casa Sanremo Writers con il libro La vita di mezzo. Perché La vita di mezzo? Questo titolo mi è venuto in mente pensando a quello proprio che è lo svolgimento della storia, perché di mezzo sono i protagonisti, che sono a metà tra l'adolescenza e l'età adulta, quindi si trovano in una fase della vita in cui bisogna compiere delle scelte e spesso non si ha ancora il coraggio né la consapevolezza di poterle fare. E di mezzo anche perché tutto il romanzo si svolge sul filo tra realtà e finzione, quindi spesso il lettore si trova nell'incertezza se quello che sta leggendo è la parte di realtà oppure no. Parliamo per l'appunto della trama, è molto carina anche perché siamo in un paesino, sì. E lì verrà svolto un reality show, quindi sì, arriva esatto. Questa novità, questa innovazione. Come poi tra l'altro viene, tutto si gira in una casa, questo sì. Reality show con dei piccoli personaggi. Raccontalo tu. In pratica questa casa ha la particolarità di avere le pareti completamente trasparenti di vetro e quindi chiunque può vedere al suo interno. E protagonisti sono delle star di secondo ordine del panorama televisivo e cinematografico italiano. Ovviamente tutta la storia è inventata, ci sono certo. Dei possibili riferimenti a fatti reali, ma ovviamente è tutto inventato. E la vita tranquilla di questo paesino viene completamente sconvolta dall'arrivo della troupe e comunque delle star che vi abiteranno. Con reazioni contrastanti, perché c'è ovviamente chi è molto contento del fatto che ci sia finalmente qualcosa che accade in paese e invece quelli che criticano completamente questo fatto, perché invece vedono la novità come il male. Esatto, perché del resto siamo in un piccolo paese, quindi tra pareti sì. Contrastanti, però a inizio l'avventura, diciamo così, esatto. Del nostro libro, a inizio questo reality show, che cosa accade? Ci sono due personaggi in particolare che avranno rilievo all'interno sì. Del libro? Sì, tutta la prima parte del romanzo viene raccontato da Brillo, che è il protagonista maschile e che è una persona che abita nel paese. E da Demi, che è una ragazza invece che fa parte della produzione televisiva e che arriva al paese insieme alla troupe. L'alternanza di questi due punti di vista è molto interessante perché c'è sia il punto di vista maschile che femminile, quindi gli stessi fatti vengono visti da due parti completamente opposte, con sensibilità differenti. E poi in effetti che cosa accade? Che all'inizio sembra che non abbia questo grande successo questo sì, reality. Esatto, all'inizio gli ascolti sono bassissimi contro ogni aspettativa, quindi la troupe è molto preoccupata del fatto che non si possa arrivare poi alla conclusione del programma, che gli investimenti non vadano a buon fine, e quindi c'è l'idea di far entrare all'interno di questa casa trasparente una persona del paese. Viene fatta una sorta di votazione e viene scelto proprio Brillo. Il ragazzo protagonista che all'inizio ha iniziato a raccontarci la storia, e lui in un primo momento entra molto volentieri perché in realtà vorrebbe boicottare il programma con i suoi amici. L'idea era proprio quella di far vedere a tutta Italia che comunque il loro paese doveva rimanere così com'era, senza che accadesse nulla di che. E invece poi l'anima è corruttibile. Esatto, esatto, perché poi dopo poche puntate si rende conto che poi il mondo televisivo non è così male, il fatto di essere apprezzato da tutta Italia ha anche i suoi lati positivi e si lascia un po' trascinare dalla fama e dal fatto di poter diventare un personaggio famoso. E quindi così poi tutto va avanti, lo stile narrativo cambia. Sì, a metà del libro, nel momento in cui Brillo appunto entra a far parte del programma televisivo, la narrazione diventa in terza persona, cioè non ci sono più i due punti di vista maschile e femminile che ci raccontano la storia, ma il lettore si trova ad essere dall'altra parte dello schermo e dall'altra perché parte sta vedendo un reality show. Esatto, sta vedendo un reality show, anche il ritmo cambia molto, diventa molto più concitato e si vedono come degli spezzoni, come fossero uno zapping di un telecomando che ci mostra solo alcune parti del programma
E in questi spezzoni vediamo appunto Brillo man mano far sempre più le veci di un personaggio famoso che non si ricorda più quasi delle sue origini, ma insomma. E quali sono certo. poi le origini, perdonami, le reazioni dei suoi amici? Le sì. reazioni degli amici, dei suoi compaesani che facevano parte delle sue origini e poi d'improvviso. Certo, una parte dei suoi compaesani sono comunque lo appoggiano e sono contenti del fatto che sia rappresentante del paese stesso e possa rappresentare il paese in Italia. E mentre i suoi amici sono molto contrari, in particolare uno, Gabriele, che ha il suo stesso nome perché Brillo è l'abbreviazione di Gabriele, e questo suo amico l'ha sempre guidato, sono cresciuti insieme e entrambi erano molto contrari al fatto di insomma che la televisione rivoluzionasse le abitudini della loro vita quotidiana ed è molto deluso dal fatto che il suo amico improvvisamente abbia preso tutta un'altra strada e abbia scelto invece di fare esattamente l'opposto di quello che erano le loro ambizioni inizialmente. Ma il vero problema è questo, anche il fatto che in effetti poi Brillo volta le spalle all'amico. Sì, lui in tutti i sensi gli volta le spalle perché sia non si ricorda più di lui, del suo gruppo di cui aveva fatto parte, e sì, anche proprio negli ideali lo tradisce, perché appunto se loro avevano sempre portato avanti certo. il discorso di rimanere insieme, uniti nelle ambizioni, nei loro sogni, improvvisamente l'amico è bastato l'arrivo appunto di questa novità cambiare tutto. Quindi come potremmo definire Brillo il protagonista? È una persona molto difficile da capire, ed è stato difficile anche per me nel momento in cui ho scritto il romanzo, perché ha avuto delle evoluzioni nel carattere che inizialmente non avrei voluto dargli nemmeno io, nel senso che all'inizio è una persona molto indecisa, che segue appunto l'altro Gabriele, che si fa molto condizionare e apparentemente molto semplice anche. Nel momento in cui però da metà del libro in poi lo vediamo all'interno del reality show, diventa una persona molto decisa, molto determinata e anche che non ha nulla di quella semplicità che ci sembrava all'inizio. In realtà è coerente come personaggio, nel senso che alcuni aspetti negativi che svela nella seconda parte del romanzo in realtà c'erano già prima, quindi l'insicurezza che prima nascondeva e che l'amico in qualche modo compensava, nel momento in cui si trova da solo ad affrontare la vita, viene fuori e non in un modo così positivo. Quindi è un personaggio positivo e negativo insieme. Quindi a livello simbolico, che cosa potremmo dire del libro? A livello simbolico rispetto a quello che è il libro o quello che è la realtà? Diciamo che rappresenta quello che noi viviamo tutti i giorni nei confronti del rapporto con la televisione, ovvero che spesso pensiamo che la televisione sia solo male o una cosa negativa o fredda o comunque finzione, mentre comunque può avere anche delle valenze positive, è uno strumento, dipende come la si utilizza. E invece tu in chi ti rispecchi? All'interno del libro, in quale In realtà in Brillo stesso, perché comunque da una parte perché nasce e cresce in un piccolo paese, come anche io sono nata e cresciuta in un piccolo paese, e dall'altra parte anche perché è una persona che ha delle evoluzioni nel suo carattere, nella crescita, che sono notevoli. E anche io comunque mi rispecchio molto in lui, nelle scelte che fa, perché anche se poi in alcune parti della storia può apparire un personaggio negativo, proprio nell'epilogo del tutto fa capire di avere una morale. Ecco, quindi in effetti non è poi così negativo come sembra. Che messaggio vogliamo dare al lettore? Di non giudicare sempre e solo da quella che può essere l'apparenza, cioè ovviamente come in tutte le cose non c'è sempre solo tutto il bene o tutto il male nelle cose, e appunto prima di giudicare bisogna conoscere bene quello di cui si sta parlando. Grazie mille Valeria Pomba. Grazie per essere stata con noi. La vita di mezzo. Grazie.